Ehi la ciurma, io sono MazzeTest e benvenuti in questo video di recensione del nuovo DLC di Euro Truck Simulator 2, Heavy Cargo. Allora, innanzitutto ringrazio SCS Software per avermi fornito la key con la quale ho potuto provare il DLC per voi. In più, ha pensato di fornirne una per voi che state guardando questo video. Di conseguenza, se volete vincere questo DLC, potete farlo, potete partecipare lasciando un commento qui sotto entro una settimana dall'uscita dal video e alla fine dello scadere della settimana verrà sorteggiato uno di voi che avrà vinto e riceverà gratuitamente il DLC di Euro Truck Simulator 2. Allora, che cosa aggiunge Heavy Cargo? Allora, Heavy Cargo aggiunge dei carichi pesanti, come possiamo immaginare direttamente dal nome, no, mettiamo la schermata di lavoro autonomo dove posso mostrarvi in ordine crescente di carico quello che ci aggiunge. Allora, iniziamo da le 28 tonnellate del metal sintering, che è praticamente una componente di costruzione. Poi abbiamo i cavi in bobine da 34 tonnellate. Abbiamo dei mezzi, l'asphalt miller e un altro che non vedo adesso qua elencato, poi un trasformatore, delle travi in calcestruzzo, una gru mobile e la più pesante di tutte che è la locomotiva Boss Lock. Quindi abbiamo dei carichi che partono da 28 tonnellate per arrivare fino a 61. Come potete vedere, vengono anche indicati qua con questo piccolo pesetto che ha come indicazione, come precisazione, carico pesante, ma qui non viene indicato come una tipologia di carico differente, anche perché non ha un'abilità correlata e non dà un guadagno di esperienza differente o un guadagno differente in base all'oggetto. Oltre a questo, il DLC è uscito con una patch gratuita, quindi un aggiornamento che è stato disponibile per tutti. No, dovevo andare un attimo sulla gestione dei camion, perché vi voglio mostrare quello che è stato un altro cambiamento importante, che è stato fornito gratuitamente con la patch, e che però è strettamente collegato al DLC. Ed è l'analisi motrice, è una finestra che appare in più adesso quando andiamo a configurare il nostro trattore dall'officina e ci va a fare un'analisi di come è predisposta la nostra motrice con 5 barre che indicano 5 caratteristiche diverse, cioè 5 abilità diverse della nostra motrice. Sono i carichi normali, i carichi pesanti, manovrabilità, salire colline e terreni sconnessi. La parte principale, quella che ci interessa di più, su cui ci soffermeremo in questa analisi, sono le prime due, cioè carichi normali e carichi pesanti. In base alle componenti che andremo a scegliere per i telai, per il motore o per la trasmissione, queste barre cambiano a indicare quanto viene influenzata la possibilità del nostro trattore di trasportare dei carichi normali piuttosto che pesanti, piuttosto di come gestire le altre tre situazioni. Come potete vedere, quando selezioniamo una configurazione differente, vengono modificate le barre. Viene indicata con una linea grigia la parte che viene rimossa. Questa parte qua, per esempio, è persa rispetto alla configurazione iniziale, mentre invece abbiamo guadagnato in terreni sconnessi e in carichi pesanti, come si può capire dalla linea arancione che c'è lì sotto. Abbiamo perso inoltre anche in manovrabilità. Questo, oltre a garantirci di avere una configurazione ottimale per trasportare dei carichi pesanti, come può essere per esempio un carico da 38 tonnellate o addirittura il massimo delle 61 tonnellate, ci garantisce anche di capire meglio come stiamo investendo i nostri soldi. Perché mentre in precedenza bisognava essere un po' forse un meccanico, comunque molto esperto per riuscire a capire meglio qual era la configurazione sia di ruote che di motore che di trasmissione ottimale per il nostro trattore, adesso possiamo avere un'idea molto chiara con queste barrette, con questa analisi della motrice, di che tipo di camion stiamo andando a creare. Quindi prima di spendere i nostri soldi, prima di provarlo sulla strada, avere chiaro come lo vogliamo.
La mascherina qua dell'analisi motrice è facilmente nascondibile tramite questa freccetta e inoltre ogni indicazione, ogni barra, se ci passiamo il cursore sopra, indica, evidenziato in arancione, quali sono le componenti che vanno a influenzarla. In questo caso carichi normali è influenzato dal momento torcente, dalla potenza del motore, dall'ultimo rapporto di marcia, dal rapporto differenziale, dal rallentatore e dall'axle count. Questo ci permette di avere sia un camion che può essere magari una via di mezzo per trasportare sia normali che pesanti, che comunque non è il caso ottimale, visto che raramente ci capiterà di portare in modo indifferente entrambi, sia di specializzare un camion per i carichi normali e uno differente per i carichi pesanti. I carichi normali qua intende peso leggero e medio, quindi sono i carichi che sono al di sotto delle 25 tonnellate, fino alle 25 tonnellate, cioè quello che ci trovavamo finora su Euro Truck Simulator 2. Quindi io per esempio consiglierei di lasciare al massimo i carichi, la barra dei carichi normali per quello che sono i nostri conducenti dipendenti, e magari per noi scegliere due tipologie di trattori, uno potenziato per i carichi normali e uno potenziato per i carichi pesanti. Andiamo ora a vedere sulla strada proprio quello che è il trasportare una locomotiva da 61 tonnellate, che come possiamo vedere è parecchio ingombrante nonostante dall'abitacolo non sembri esserlo particolarmente. Allora, devo dire che dopo aver fatto un pochettino di prove con alcuni carichi pesanti, si sente nettamente la lentezza nell'accelerazione, nel senso che effettivamente il motore, per quanto potente, per accelerare 61 tonnellate di carico ha bisogno di tempo. Quello che invece mi ha un po' sorpreso è il fatto che la frenata risulta comunque abbastanza rapida, cioè ovvio è sempre la frenata di un tir che ha un carico dietro, ma non si discosta particolarmente tanto da quello che era la frenata con un carico fino a 25 tonnellate. Un'altra componente che sono andato a studiare un pochettino è il come è stata aggiornata la fisica per quanto riguarda il trasporto di questi carichi pesanti, perché in precedenza l'engine del gioco era stato concepito proprio solamente per dei carichi fino alle 25 tonnellate, e in effetti esistevano delle mod che aggiungevano dei carichi più pesanti fino anche alle 50 tonnellate, da quanto mi ricordo io, solo che avevano il problema che non erano del tutto pensate per girare su Euro Truck Simulator 2, cioè il gioco non era pensato per dei carichi di quel tipo, e in effetti con una configurazione di ruote che fosse stata più lunga delle quattro ruote, avendo per esempio sei ruote, creava un effetto un po' particolare, per cui il trattore rimaneva leggermente schiacciato dietro, quindi le ruote anteriori, quelle che servono per sterzare, non sterzavano in alcune situazioni, soprattutto in salite o discese, e questo impediva l'utilizzo di motrici che avevano una configurazione di ruote di quella tipologia. Mentre invece adesso, con l'uscita di questo DLC, è stato rivisto l'engine del gioco per concepire dei trasporti più pesanti, e di conseguenza non c'è alcun problema derivato da quello. La fisica è stata aggiornata per tollerare dei carichi fino a quel peso, e di conseguenza anche le mod ne beneficeranno di questo guadagno. Detto questo, qual è il mio parere finale? Lo consiglio o non lo consiglio? Allora, devo fare un discrimine, diciamo. Dipende dal tipo di giocatore che siete. Cioè, se siete un grande fan di Euro Truck Simulator e amate nel profondo questa saga, sapete meglio di me che il modificare, il personalizzare il proprio camion e andare a variare quello che sono i trasporti soliti è molto interessante, nel senso che aggiunge un pochettino di una ventata d'aria fresca e svecchia un pochettino il gioco. E quindi è una bella cosa e ci sta.
Mentre invece se passate poco tempo su Euro Truck Simulator, secondo me è anche superfluo, ecco, l'acquisto di questo DLC. Andrei più che altro a focalizzarmi su quello che sono i DLC che espandono la mappa. Il DLC si può trovare al prezzo di 4,90 euro. In questi giorni, in concomitanza con l'uscita, era scontato del 10%, quindi circa 4,40 euro. O 4,50, 10%, sì. No, 10%, 4,40. Sì, una roba del genere. Tra 4,40 e 4,50, insomma. E che secondo me è un prezzo onesto per un DLC del genere. Se per caso poi voleste acquistarlo in futuro, sono abbastanza convinto che prossimamente inizierà ad avere anche uno sconto un pochettino più importante. Detto questo, io vi ringrazio per la visione di questo video. Vi ricordo che lasciando un commento qui sotto avrete la possibilità di vincere il DLC gratuitamente, grazie all'SCS Software. Vi invito a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto e iscrivervi al mio canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione se per caso foste interessati a delle live di Euro Truck Simulator che ogni tanto faccio qui con il canale YouTube. Io vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!